Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Nicola e oggi sono qui per farvi vedere come si cambia la sonda lambda. Ma prima di tutto, cos'è la sonda lambda? La sonda lambda è il sensore dei gas di scarico e il suo compito è quello di misurare la percentuale d'ossigeno presente nei gas di scarico. Questi dati poi verranno mandati in centralina motore e la centralina motore, grazie a questi dati, verificherà se la carburazione, quindi la miscela aria-benzina che viene iniettata in camera di scoppio, è giusta oppure se va corretta, quindi magari ingrassata, quindi aumentando benzina, o magari smagrita, diminuendo benzina. Se si guasta, possono succedere due cose. La prima è che la centralina motore rilevi che è successo qualcosa alla sonda e quindi vada a leggere dei valori prestabiliti per poter tenere una carburazione vicino al livello ottimale, per poter continuare a utilizzare la moto e riuscire ad arrivare in una concessionaria autorizzata, in un'officina dove poter attaccare il computer da diagnosi e vedere che cosa non va. La seconda cosa che può succedere è che la centralina motore non rilevi che ci sia un errore con la sonda lambda. E cosa succede? La sonda lambda continua a mandare dei dati errati in centralina e questa sfalsa la carburazione e questo poi si ripercuote durante la guida. Magari ci si ritrova con la moto che va male, che magari dà dei vuoti di potenza o che magari consuma troppo. Se magari solitamente fate 200-250 km con un pieno, magari vi ritrovate a 120-130 con la spia della riserva accesa. Un altro difetto potrebbe essere che quando cercate di avviare il motore questo non voglia partire e per farlo partire dovete dargli una mano accelerando. In questa situazione qui potrebbe esserci un problema con la sonda lambda o più precisamente col circuito di preriscaldamento della sonda. Perché sì, questa sonda qui non ha bisogno di un'alimentazione esterna per funzionare, però al suo interno ha una piccola resistenza per potersi riscaldare quando la moto è fredda e poter leggere più velocemente dei dati corretti. Se questo circuito si guasta, potrebbero esserci appunto dei problemi con l'avviamento del motore. Però ecco, qui potrebbe essere benissimo o un problema della sonda oppure un problema del cablaggio della moto. Bisognerebbe verificare in quel caso lì. E la mia sonda, dopo attente verifiche col manuale Officina Aprilia, è risultata guasta sul circuito che riguarda i dati che vengono mandati in centralina. E quindi, dopo avervi fatto il pippone tecnico, è finalmente arrivato il momento di metterci all'opera. Perciò, buona visione! Per prima cosa dobbiamo andare a staccare il connettore dalla nostra sonda. Come si fa a trovare il connettore? Nel caso della mia moto, essendo una seconda generazione, basterà andare in prossimità del tappo di carico dell'olio motore e troveremo questa vite qui con annessa una staffettina nera. Sulla staffettina nera ci sarà attaccato il connettore della sonda lambda. Mentre per le prime serie il connettore sarà più facile trovarlo nei pressi della sonda, più precisamente nella parte destra del blocco motore. Tirata via la vite, basterà tirare via la staffettina e per tirarla via, essendo comunque uno spazio un po' angusto, bisognerà cercare di dargli un po' di gioco e vedere se se ne esce. Il connettore è qui, eccolo qua, basterà staccare questa aletta qui, la si tira verso l'alto ed ecco staccato il nostro connettore. Se vi viene fuori la staffettina insieme al connettore, poi dovete comunque staccarla, vedrete che ci sarà, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco questa plastichina a forma di T che andrà ad infilarsi sul retro del connettore, in questo modo qua. Staccato il connettore dalla sonda, dobbiamo andare a liberare il resto del cavo dal blocco motore. Per farlo dobbiamo andare a tirare via questa vite qua sotto dove c'è attaccato un passacavo metallico. Ok,
tirata via la vite, dovete far uscire dal passacavo questo tubo di sfiato qua e poi il cavo sarà subito dietro. Tirate via il cavo, tirate via il passacavo metallico. Una volta tirato via tutte queste cose qui, passerà tra telaio e motore e controllate che non ci siano delle fascette da elettricista che lo tengano. Prendete un tronchesino, delle forbici e le tagliate, e dovete poi riuscire a tirare via il cavo fino ad arrivare alla sonda. Bene, una volta liberato il connettore e il cavo e arrivati alla sonda, vi servirà una chiave inglese da 22 mm per poterla rimuovere e consiglio un goccio di svitol prima di rimuoverla, così da far meno fatica. Quindi andate a spruzzargli sopra un goccio di svitol. Lo lasciate agire un attimino e poi con la chiave da 22 mm andate a rimuoverla. Se vedete che oppone un po' di resistenza o quando tirate via la chiave la sonda torna, diciamo, a riavvitarsi, è perché c'è il cavo elettrico che si torce su se stesso e fa un po' di resistenza. Quindi se la sonda dovete buttarla via e cambiarla, come nel mio caso, potete anche prendere un tronchesino e tagliare i cavi. Se invece dovete riutilizzarla, mano a mano andate avanti a svitare la sonda, dovete prendere il cavo elettrico e girare anche questo nel senso in cui state girando la sonda per cercare di non rovinare i cavi. Ok, siamo pronti a rimontare la sonda Lambda. Io ne ho comprata una originale Aprilia, nuova, e sopra il sensore c'è questo cappuccio di protezione in plastica che noi andremo subito a rimuovere. E sotto il cappuccio, vediamo se riesco a farvelo vedere, ok, eccolo qui, sotto il cappuccio troverete il filetto del sensore cosparso di questo lubrificante. È un lubrificante apposta, antigrippaggio, che quando voi andate a rimontare la sonda non farà, con il tempo, il calore, non andrà a far grippare il filetto del sensore sul filetto dello scarico. Se non comprate una sonda nuova, che quindi non c'è questo lubrificante apposta sul filetto, ma andate a montare il sensore vecchio, il mio consiglio è andate a ripulire bene il filetto e poi prendete del grasso a rame, come questo qui è in bustina, ma esiste, forse anche più facile da trovare, in bomboletta spray. L'importante è che andate a cospargere soltanto il filetto, soltanto la zona della filettatura e non il resto del sensore, perché sennò se andate a sporcare questa parte qua, una volta che lo montate e utilizzate la moto, potrebbe finire del grasso a rame all'interno della sonda. E non è una bella cosa, perché poi la sonda andrebbe ad ostruirsi, avrebbe delle letture diverse da quelle che dovrebbe leggere e invia segnali sbagliati in centralina. Qua coppie di serraggio, è un po' difficile darvi una coppia di serraggio anche perché con la chiave dinamometrica si farebbe molto fatica a prendere la sonda Lambda in questa posizione. Perciò tiratela bene sulla sonda, è presente, nel video si vede qua più chiara, una rondella di tenuta che quando voi tirate questa rondella si andrà a schiacciare e andrà a chiudere ermeticamente lo scarico. Mi raccomando, l'unico consiglio che vi do, i cavi elettrici quando li mettete a posto non tirateli mai quando fanno una curva o anche quando stanno dritti per il loro passaggio, non devono essere mai troppo tirati e devono essere sempre con un attimo di agio. Thank you.
Bene amici, per questo video è tutto, spero di esservi stato d'aiuto e se il tutorial vi è piaciuto lasciate un mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!